A tutti, benvenuti sul mio canale. Questo è il primo video dedicato alle recensioni su romanzi di scrittori italiani. In questo video parlerò del romanzo di Dario Deliu, Stupide scommesse. È un romanzo di genere erotico, il primo in assoluto letto da me, questo genere. Differenze naturalmente dai romance, non solo per quanto riguarda i rapporti intimi, ma anche per la veridicità dei contenuti, dei caratteri dei personaggi. Diciamo, rispecchia forse più questo romanzo, la società odierna, di quanto possa rispettarlo un romance. I romance trattano più magari il lato poetico dell'anima, quindi la maschera della società, mentre questo romanzo ha trattato più l'essere vero della maggior parte delle persone al giorno d'oggi. In questo romanzo, oltre comunque a trattare di rapporti intimi si toccano diversi temi, l'emancipazione della donna, parlando comunque sempre riguardo al sessuale, dove la donna è libera di essere ciò che vuole, libera di esprimere le sue esigenze come lo è libero un uomo. Tratta pure con semplicità, con naturalezza, di argomenti come la transessualità. Tratta pure di un rapporto di gruppo. E tratta anche un argomento, un tema, di cui io non posso parlare perché si arriva solo alla fine di questo tema ed è quello che scatena tutto un casino che conclude il romanzo, è molto delicato ed è stato molto attaccato dai lettori. Ho visto le recensioni, appunto, visto che non tutti hanno apprezzato questo suo voler mettere in genere comunque erotico un argomento così delicato. Non parlerò del mio parere, però ognuno è libero di fare quello che vuole. Se la scrittrice ha tenuto che sarebbe stato giusto trattarlo, fatto bene. Parlo un po' della storia. Inizia con l'entrata in scena di Maria. Maria, a differenza dalle altre donne, perché non è finta con se stessa, non è finta con gli altri, non si nasconde dietro una maschera. E dà liberamente al mondo il suo essere. È una donna sensuale, una donna che ama sedurre e mostrarsi per quello che è. Una bella donna, senza tener conto del giudizio e del parere degli altri, che sia di invidia, che sia di morale o quant'altro. Comunque con un uomo, con il suo fidanzato da ben 7 anni, non l'ha mai tradito e ha sempre cercato di sedurre lui principalmente. Lui però è completamente l'opposto di lei, è più freddo, è più insensibile sotto quell'aspetto, però nonostante non venga soddisfatto in quell'ambito, lei continua a star con lui, anzi si augura pure di essere sposata da lui. Non accade, ma anzi una sera quando loro hanno un appuntamento in un bar, lui la lascia. Dice che è stanco del suo continuo esternare il suo essere zoccola, perché è così che lui la definisce, e tiene conto del giudizio dei loro amici, se si possono definire tali, e la lascia perché lui è alla ricerca di una donna più con una morale classica, più pura.
Lei logicamente, potete immaginare, non frena la sua rabbia. Avviene una bella litigata, lui se ne va, lei rimane nel bar e sfoga questo suo dispiacere nell'alcol. Mentre lei è nel bar, seduta sul bancone, entrano dei ragazzi, un gruppo di giovani di 18 anni. Loro festeggiano Davide, un amico rockettaro che ha finalmente iniziato la sua carriera da musicista perché una seguitrice ha approvato un suo album. Quindi lui spera di diventare una famosa star. Lui non è il classico ragazzo dei romanzi rosa, ma tutt'altro. Forse è quello che la maggior parte degli uomini è. Un uomo che ricerca solo una donna per un godimento sessuale, ecco. Non ricerca una donna per la vita, ricerca solo una donna che sappia soddisfare in quel senso. Il titolo del romanzo, come ho detto, è Stupide scommesse, perché appunto tutto inizia da questa scommessa. Un suo amico, sapendo quanto lui sia un seduttore, gli propone questa scommessa dove Davide, se non riuscisse a conquistare una donna, la Fender, la chitarra alla quale lui è tanto legato, andrebbe a lui, a Fabio, all'amico. La donna, presa di mira, è proprio Maria. Lei ormai comunque brilla, anche se comunque lucida. Lui accetta senza difficoltà, riesce ad approcciarsi a lei. In un batter d'occhio si trovano prima in macchina e poi in casa. È una casa appartenuta in vita dalla nonna di lei, al momento disabitata. Avviene quel che avviene tutta la notte. Lui rimane colpito, rimane sedotto da questa donna senza inibizione, disinibita. Ama il suo essere sensuale, ama le sue fantasie, ama tutto e ne rimane così tanto attratto che nonostante il giorno dopo lei scompaia, lui continua a cercarla. Purtroppo di lei sa solo il suo nome, è Maria, e quindi non riesce a incontrarla. Passano di fatti ben 26 anni e Davide continua a pensare a lei, alla donna perfetta per lei, perché, per lui, perché comunque è l'unica donna che veramente ha fatto smuovere qualcosa all'interno. Non parla logicamente di amore perché lui non va ricercando l'amore. Passano questi anni, lui non è più una pop star, non ha coronato questo suo sogno, ma diviene un avvocato. Quindi ha ripreso gli studi e è riuscito a ottenere uno studio legale. E diviene famosissimo, ma non diviene famosissimo per le sue doti d'avvocato, ma per il suo soprannome, il vampiro. Lui è definito vampiro perché, come i vampiri, si nutrono e seducono le donne, si nutre di loro carnalmente, nel senso che dà libero sfogo ai suoi piaceri. Non si parlerà mai del suo lavoro,
assolutamente, non si sa se è bravo, non si sa nulla. E, per tutti questi anni ha sempre continuato a essere un Don Giovanni, un seduttore seriale, e non è mai rimasto colpito da una donna in particolare. Solo dopo 26 anni dall'incontro con Maria riesce a trovare un'altra donna che lo percuote dentro. Si chiama Daria, lei è una 26enne, dark, libera di essere, libera di esprimere, senza prigione, senza nulla da nascondere di se stessa. E come lui è una seduttrice, come lui è una dominatrice, come lui è una conquistatrice, e come lui non ricerca l'amore, ma solo il piacere fisico. E lui rimane colpito da questa donna, tant'è che inizia a pensare di esserne innamorato, ma è palese che non si tratta di amore, ma solo di possessione, perché lui vuole lei solo per sé. E lei nemmeno parlerà mai di amore per lui. Però alla fine del romanzo lei e lui capiranno che forse la morale non è poi tanto sbagliata. Capiranno di aver sbagliato nell'essere liberi di esprimere le loro esigenze senza prima conoscere l'altra persona. E perché questo loro essere liberi gli impedisce di capire chi l'uno ha davanti dell'altro. Si pentiranno amaramente di questa tanta apprezzata libertà, tanta fierezza di questa libertà di essere, perché fa capire il romanzo quasi è più giusto essere meno animali, tra virgolette, più umani, quindi prima di agire a impulsi, di stimoli, meglio ragionarci su, meglio conoscere l'altra persona. Difatti è proprio questo che la ragazza di Daria si dice, di cui si pente, tant'è che da che lei si sentiva invincibile, nel giusto, libera di essere quello che voleva, libera di godere, alla fine si autodefinisce forse una prostituta, perché si è comportata in tal modo, tant'è che poi subisce le conseguenze. Allora, ripeto, non rivelo il finale perché merita di essere letto e scoperto da voi. È un romanzo che mi ha fatto molto pensare, mi ha smosso varie emozioni, sia a favore che a sfavore, non dirò la mia. Però lo consiglio, vale veramente la pena di leggerlo. Va bene, alla prossima. Ditemi, mi raccomando, cosa ne pensate di questo romanzo. Alla prossima.